Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi siamo al video dei prodotti preferiti, skincare e make-up del mese di aprile 2016. Prima di cominciare, vi ricordo qui in alto a destra, dove indica il mio dito, il video il giveaway dei miei 1000 iscritti. Ci sono premi bellissimi, fra cui un pennello Real Techniques della Bold Metal Collection, nel numero 300, una palette per occhi Shaka, un paio di occhiali da sole bellissimo, poi tanti tanti altri premi. Quindi vi consiglio di visionarlo e di partecipare. Ma andiamo subito ai prodotti preferiti. Allora, innanzitutto uno dei prodotti, vi cito questi due smalti, sono entrambi smalti della Essence, entrambi pagati 1,99 euro, reperibili presso UVS, Upim e altri punti vendita. La cosa buona è di questo smalto in particolare, per me è stata la durata. Considerate che io l'ho messo per 2 settimane consecutive alla domenica sera e il venerdì l'ho dovuto togliere, quindi 5 giorni è durato perfettamente. La colorazione che vi consiglio per questo mese è questa, la 24 Indian Summer. Vi monto un'immagine fatta con luce diurna che vi mostra appunto la nuance esatta. È un arancio molto delicato, perfetto per la primavera, anche se da qui non sembra arancio, ma vi assicuro che lo è, per le donne di tutte le età, veramente un colore passepartout. E l'ho usato in combo con quest'altro, sempre della Essence, sempre della linea gel, in questo caso lo 01 Absolute Pure, che io utilizzo come top coat, quindi come diciamo vernice illuminante che metto sul finale, sempre 1,99 euro, sempre la stessa durata. La cosa che vi voglio segnalare, vediamo se riesco a mostrarvelo, di questo smalto è il pennello. Mi è piaciuto moltissimo, eccolo qua, guardate. Il pennello mi è piaciuto moltissimo perché è questa sorta di paletta sintetica che applica meravigliosamente. Io ora faccio così, ovviamente sono in una posizione molto scomoda. Applica perfettamente la base e veramente non ne ho viste tante di palette così sintetiche, così perfette e così precise. Quindi, per questo motivo, mi è piaciuto moltissimo. Quindi, questa diciamo è la combo degli smalti utilizzati e consigliati per il mese di aprile, quindi il 14 e questo lo 01. Dopodiché, altro prodotto che mi sta piacendo veramente moltissimo, moltissimo, moltissimo è questo siero viso levigante illuminante della Cremerie. Ecco qui il marchio, non so se si legge, la Cremerie. La Cremerie è un marchio italiano, viene prodotto nel Lazio ed è un prodotto ottimo in quanto con 0 PEG, 0 SLS e 0 conservanti. È un prodotto veramente dall'inci ottimo. Questo qui in particolare che vi mi sto mostrando in questo momento è un siero che sfrutta come elemento schiarente ed illuminante l'acido lattico. L'azione combinata infatti dei principi estrivi estratti dal sorbo, dall'elicriso e dalla manna, uniti appunto alla forza schiarente dell'acido lattico, fanno sì che questo prodotto renda la pelle più luminosa. Per le macchie cutanee, quindi sia del viso che del corpo. Io l'ho utilizzato sul viso perché ho qualche residuo ovviamente di acne e qualche macchiolina solare che voglio schiarire e mi sto trovando molto bene. Da quando lo uso ho notato effettivamente una pelle più luminosa. La confezione è da 50 ml, il costo è un pochino alto, 54 euro. La cosa carina è che ha questi dispenser che vedete salgono dall'alto e quindi fanno sì che il prodotto non si sprechi sulle pareti e rimanga solo concentrato nella parte alta. Per questo motivo mi è piaciuto. E in alto c'è questo forellino, diciamo dovete solo stare attenti quando pigiate perché ne esce abbastanza. Avrei preferito forse un forellino, diciamo un dispenser più di precisione, anche se apprezzo questo aspetto qui che vi dicevo, ma al di là di questo, prestando la giusta attenzione, è perfetto. A me, ripeto, è piaciuto moltissimo, quindi ripeto, la Cremerie siero viso illuminante antimacchia. Dopodiché, altro prodotto che sto utilizzando con piacere è questo latte detergente del viso delicato della Biofitorelax. Anche questo lo trovate presso BS, presso Upi, ma a me è stato dato al Cosmoprof. È un prodotto
Pio, vedete, ha due certificazioni, ha la certificazione ICEA, eccolo qui, proprio per che è l'Istituto per la Certificazione Etica Ambientale, è un prodotto appunto anche vegan, ok, quindi veramente ha un ottimo inci. È, come vi dicevo, un latte detergente con camomilla bio per pelli sensibili. Io lo uso alla sera per struccarmi e mi dà ottimi risultati. Ovviamente è dermatologicamente testato, è testato per il rispetto, diciamo, della norma vigente sul nickel e non ha OGM. E come vi dicevo qua, il 24,94% del biologico sul totale, il 99,69%, quindi tantissimo, degli ingredienti sono di origine naturale sul totale. È appunto un prodotto made in Italy e ha una durata di 6 mesi dalla data di apertura. Ha questo comodo dispenser, per cui è messo in bagno, è facile da utilizzare. Ripeto, mi sto trovando bene, 250 ml. Io l'ho visto, non ricordo il costo, ma comunque sono costi bassi, insomma, sotto ai 5 euro, insomma, per un prodotto bio di questa qualità, sinceramente vale la pena. Dopodiché, cos'altro, con quale altro prodotto mi sto trovando bene? Ne rimangono tre. Allora, innanzitutto, questa ve l'avevo già mostrata nel mio video Cosmo Prof del negozio NYX, anzi magari vi lascio qui in alto a destra il link. E questa base occhi della NYX, ne esistono, se non erro, tre o quattro colorazioni, sì, white, white pearl, nero e nude. Io ho preso questa, la 03, è meravigliosa, uniforma l'incarnato della palpebra, non lo secca, è super cremoso. Io lo applico in genere con un pennellino, però vi faccio uno swatch, vedete questo, e io lo sto veramente veramente amando, anche perché mi dà una tenuta del make up per tutta la giornata. Io lo applico la mattina alle 7:30 quando mi trucco, alla sera alle 6 quando torno a casa sono ancora perfetta. Questa è la colorazione, vi dico che anche questa con una semplice riga di eyeliner e magari un po' di mascara vi rende un make up semplice e veloce e naturale. La colorazione appunto alla 03, comunque la unica nude. Il costo è abbastanza basso, mi sembra sui 9 euro, vi dura una vita, perché questo vi dura una vita. Io lo sto già usando da un mese e sinceramente sta ancora tutto qui, quindi immaginate quanto vi durerà. Ottimo per chi appunto volesse anche realizzare con questo degli smokey eyes, la colorazione nera è perfetta, o solo illuminare l'occhio con la white o la white pearl, quindi la 1 e la 2. Dopodiché, prodotto che veramente sto amando è questo. Ho comprato al Cosmo Prof per 10 euro presso BB Cream Italia, e di cui vi lascio anche qui il link magari qui in alto a destra per chi volesse vedere il video che ho girato al Cosmo Prof presso il loro stand. Ho comprato appunto l'olio di cocco Akamuti, è un olio di cocco assolutamente naturale, 10 euro, vedete questa confezione è molto grande, da 175 grammi credo, quindi molto grande. E questo è l'olio di cocco. Come lo uso? Io vi dico così, vi dico come lo uso: dopo aver pulito il viso con il latte detergente e averlo lavato con il mio gel viso, per completare la pulizia del viso applico l'olio di cocco, e lo utilizzo sia per completare la pulizia ma soprattutto per effettuare sul viso un massaggio. Sapete che massaggiare il viso è molto importante, e per la circolazione, per garantire il rinnovamento cellulare. E questo è come appare l'olio di cocco, vedete è solido, ma appena entra in contatto con il calore della pelle diventa liquido, è estremamente idratante, viene utilizzato dalle donne hawaiane per la cura del viso, dei capelli e del corpo, e vi dura anche questo una vita. Immaginate per 10 euro quanto ce n'è, ed è meraviglioso. Ha inoltre l'odore di cocco, se a voi piace è un odore meraviglioso, è una profumazione meravigliosa, vi sembra di essere una dolce, è meravigliosa. Io alla fine, dopo aver effettuato un lungo massaggio di almeno 4 minuti sul mio viso, alla sera quando vedo la TV, quindi quando sono ormai tranquilla, è anche destressante perché veramente mi butta via la fatica della giornata, lo applico appunto alla sera per 5-4 minuti e poi lo risciacquo, essendo un olio, non con acqua ma con un gel viso, per cui veramente la pelle è profumata, idratata
e luminosa. Questo veramente non dovrebbe mancare da nessuna casa. Ultimo prodotto è in verità un tool, un pennello make up, anche questo ve ne ho parlato ampiamente nel mio video relativo del Cosmoprof, ve lo lascio qui in alto a destra. È un pennello di un marchio giapponese, Shakuda, veramente ottimo. Shakuda è una città dove sia MAC che Shoemura, che sono prodotti che voi sicuramente in marche che conoscete, hanno, per come dire, non dico rubato, ma insomma imparato l'arte di fare pennelli, e Shakuda ne è una valida rappresentante. È un'azienda che da 180 anni fa pennelli, prima pennelli per la scrittura giapponese e poi di recente anche per il make-up. Sono tutti in setole animali, sono fatti interamente a mano, il manico è in noce ed hanno una morbidezza veramente unica. Ragazzi, io spero che il video dei preferiti make-up aprile e skincare, scusate, make-up e skincare vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like e a continuare a seguirmi. Grazie, ciao!